Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno e Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. La prima domanda, che poi in realtà è tecnicamente potrebbe essere la frase più semplice, la domanda più semplice o più complessa, che si divide in due parti. Allora, chi è Claudio Gregori, ma soprattutto chi è Greg poi? Allora, Claudio Gregori è in realtà davvero, diciamo che Greg potrebbe essere l'alter ego del supereroe di Claudio Gregori, cioè Greg sta Claudio Gregori come Spider-Man sta Peter Parker, perché io come Peter Parker, specialmente quello dei fumetti, ho questo passato da, come si suol dire, da nerd, da soggetto della classe, che avevo gli occhiali, per un periodo ho portato anche l'apparecchio, comunque ero molto timido, introverso, avevo delle mie passioni che non collimavano con quelle dei coetanei, perché a me piaceva principalmente musica e disegno, musica oltretutto, mi piaceva il jazz delle origini, quello degli anni 10 e degli anni 20, quindi, e venivo tormentato, preso in giro, come si direbbe oggi, bullizzato. E poi ho scoperto di avere il senso dell'umorismo, che era quindi il superpotere. Questo mi affrancava da questa quotidianità di vessazioni e mi faceva guardare con interesse da parte degli studenti, insomma, degli scolari. E quindi ho continuato a coltivare questa, quindi l'umorismo ha veicolato anche meglio il disegno, perché hanno cominciato a vedere anche che disegnavo abbastanza bene, quindi mi sono portato dietro questa atmosfera che, insomma, vedevo che era più appagante. Poi Greg, proprio il diminutivo di Gregori, ma è un nomignolo che appunto mi sono dato da solo quando avevo 6-7 anni, quando ho cominciato a firmare i miei disegni, perché mi sembrava più americano, perché io ho sempre sofferto di Alberto Sordite, cioè questa What's America, questa idea degli Stati Uniti sempre imperante nel mio cervello. Abbiamo conosciuto adesso l'ultimo lavoro, passando subito all'ultimo lavoro, che è il swing, che è Sei passi da Daidi a Vin Sinatra. Martin, Frank Sinatra, Glenn Miller. Quindi però il jazz ti piace tanto? L'abbiamo scoperto un pochettino meno. No, a me continua a piacermi molto il jazz, quello proprio delle prime due decadi, che appunto quello che la prima incisione è stata del 1917, quindi quelle che sono in precedenza e quello che è stato fatto in precedenza è andato perduto. Però di quegli anni, quindi Nick La Rocca, Biff Beiderbecke, King Oliver, Kid Ory, Louis Armstrong, tutta questa genia, è quello che mi piace di più. Lo swing in sé per sé non mi ha mai intrigato molto. Mio padre l'ascoltava tanto. Cioè, Glenn Miller sì, mi piace abbastanza, anzi, mi piace parecchio. E tutti gli altri, Count Basie, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Artie Shaw, insomma, tutti questi qui, Jimmy Noon, li trovo bravi, ma non mi intrigano. Mentre invece mi piace questo swing a cavallo tra gli anni 50 e 60, questo salottiero di Las Vegas, dove non ci sono virtuosismi, dove gli assoli sono brevi, dove ci sono però dei begli arrangiamenti curati, sofisticati, e dove più che altro si dà respiro alla voce, la band accompagna. E questo invece mi ha sempre affascinato, appunto all'alere poi della mia passione principale, che è il rock and roll degli anni 50. Abbiamo visto un video dove tu suoni, ma abbiamo la sensazione che tu ti atteggi un pochettino sul fatto stiamo girando questo personaggio cui col bicchiere in mano suona e intrallazza gli spettatori.
Eh sì, no, ma lui, Di Martin è proprio il, per quanto io trovi bravissimi anche gli altri, Frank Sinatra, Tony Bennett, Sammy Davis, sono tutti quanti Bobby Darin, però per me Di Martin, è proprio io, Di Martin riesco a, ho tutta la sua discografia che riesco a sentire da lui e cantargli anche le canzoni quando storpiava le canzoni italiane tipo Baciami il pigiama sulla bocca piccolina, perché mi dipingi con le mani la faccia di blu e improvviso tenuto dal vento rapito, oh yeah, e cominciavo a volare nel cielo infinito. Tony Martin, I'll break his legs. Un timbro di voce, degli armonici che mi danno i brividi ogni volta. Mi piace proprio la sua allure, scusate il francesismo, il suo modo di stare sul palco, appunto il modo di essere sempre scanzonato, avere autoironia. E gli spettacoli, appunto, che lui faceva ai tempi in cui registrava la Capitol, quindi gli spettacoli che faceva a The Sand, insomma, a Las Vegas, nei grandi hotel. E lui era questo, cioè il bicchiere di whisky, anche se era uno al di là del personaggio che si era costruito apposta, del grande bevitore, lui non era uno di quelli che beveva molto di più Sinatra. Però appunto il bicchiere di whisky in mano, all'epoca si poteva fumare al chiuso, quindi fumava la sigaretta e intratteneva il pubblico con battute, storielle che raccontava, aneddoti finti. E mi piace proprio respirare quell'atmosfera, quindi quando vado sul palco con la band, mi metto il tuxedo, insomma lo smoking, col fazzoletto rosso nel taschino come aveva lui, e bicchiere di whisky, la sigaretta elettronica e cerco di intrattenere e divertire il pubblico tra una canzone e l'altra. Noi dietro abbiamo messo un jukebox con le tue canzoni in sequenza, e la scelta dei brani dell'ultimo lavoro, come è stata fatta? E soprattutto, ovviamente sono suonati benissimo, è fantastico l'album. Massimo Pirone e la sua band, i Fatbones. No, la scelta è stata piuttosto facile perché con Massimo Pirone ci siamo conosciuti nel 97 perché lui collaborò con un disco di Latte e i suoi derivati, che era appunto la band che ho tuttora con Lillo. Ci servivano tre fiati e vennero tre professionisti, Fratelli Corvini e Massimo Pirone al trombone. Quindi ci siamo conosciuti e siamo rimasti in contatto. Un paio d'anni fa, vista appunto la passione comune, lui è molto appassionato di Frank Sinatra e io di Martin, mi ha proposto lui, mettiamo su un repertorio. E quindi abbiamo cominciato a girare, abbiamo fatto parecchi concerti dal vivo e quindi il repertorio si è formato a mano, cioè i pezzi quelli più congeniali a noi, quelli che ci venivano meglio. Poi molti di questi io mi sono divertito ad adattarli in italiano, cioè a confezionare un testo apposito, delle volte corrisponde anche al senso di quello originale, delle volte invece va da tutt'altra parte, mi sono solamente basato sulla fonetica, cioè delle parole che mi ricordavano quella canzone che ci stavano bene dentro, quindi ho costruito. Richiami soltanto nei break, per te sono come uno snack, mi sgranocchi però mi getti via dopo un po', ma tu sei una strega. Che gioia e pace mi lega, e lo sai ciò che mi frega, è che io senza te non vivo più. E poi ci ho aggiunto questi due brani insoliti che sono Heidi e poi c'è il ballo del Quaquà. Ma quello è una cosa che è venuta in mente anni fa perché parlando proprio di Frank Sinatra c'è stato un periodo negli anni, a cavallo degli anni 70 e 80 in cui lui era osannato, acclamato, The Voice, Blue Eyes, e si poteva permettere un po' tutto. Quindi lui, ci sono delle sue versioni di brani improbabili per lui, che sono Something di George Harrison, insomma, dei Beatles, Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Ci sono delle canzoni che non ti aspetteresti, però arrangiate per Sinatra. Quindi mi sono immaginato Frank Sinatra che potesse cantare di tutto, e quindi gli ho messo in mezzo anche, gli ho messo in bocca questi due brani anni 80, uno appunto quello della sigla di Cartoni Animali di Heidi e l'altro quello che cantava Romina Power.
E quindi invece in questo caso ho messo un testo in inglese e l'atmosfera è appunto quella di un pezzo sinatrese, sinatrano, non so come si dica, quindi quella scansonatura però di uno che ci crede in quello che sta cantando. Noi conosciamo Greg come attore, cantante, musicista, teatro, televisione, radio, doppiatore, perché hai fatto anche due cartoni animati. Intanto, che differenza passa, che sensazioni passa tra fare televisione e poi dare solo voce al personaggio di un cartone in questo caso? Ma quando ti presti, quando presti la tua voce a un personaggio, segui anche le direttive del direttore del doppiaggio, però cerchi appunto di personalizzarlo. Delle volte ti viene proprio richiesto che sia una voce molto simile all'originale in inglese. Delle volte invece ti lasciano spaziare e ti dicono però, ti fanno conoscere, anche perché non ti fanno mai vedere il film prima, ti fanno vedere gli spezzoni, però ti parlano del personaggio, l'identikit, com'è, se è timido, se è estroverso, se è un casanova di femmine, se è insomma, la tipologia, il carattere del personaggio, in modo che poi tu puoi formare la voce su quello. Nel caso invece di avere solamente la voce tipo alla radio, è una cosa che ti dà molta più libertà. Se da un lato ti castra alcuni tipi di sketch che sono più icastici, quindi hanno ragione di essere proprio perché c'è un impatto visivo importante, la radio però ti permette di usare di più, perché tu, se vuoi fare uno sketch dove c'è un alieno, basta un piccolo accorgimento di un effetto sulla voce che te da casa puoi immaginarti l'alieno. Se lo vuoi fare in uno studio televisivo, devi mettere in campo veramente degli effetti speciali troppo roboanti e costosi per farsi, cioè si vedrà sempre che sono dei posticci. Quindi la radio, poi la radio affeziona l'ascoltatore molto più di quanto la TV faccia con lo spettatore, perché anche qui potrei fare cioè vorrei dire che la televisione sta alla radio come il cinema sta al libro. Cioè, il cinema e la televisione ti spiattellano lì le cose come sono state volute da chi le ha realizzate. Quindi tu sei solamente un fruitore passivo, anche se poi divertito. Mentre la radio e il libro ti forniscono un punto di partenza e tu, lettore, assieme a quello che ti viene raccontato, tu, ascoltatore, assieme a quello che ti viene narrato, ti costruisci il mondo che anche tu vorresti che fosse in quell'ambiente radiofonico. Cioè, ti immagini lo studio radiofonico, immagini, se non li conosci in viso, ti immagini come sono i conduttori e i vari personaggi che arrivano, te li costruisci a tuo modello, quindi ti affezioni di più. Infatti parliamo di doppiatore, doppio attore, quindi non parliamo di parliamo di un doppio attore, perché il doppiatore mediamente si definiscono doppi attori, che è giusto, sono professionisti, ma sono attori, prima sono attori e poi doppiatori. Beh, alcuni lo sono. Noi abbiamo proprio nel film, questo che vedo alla tua sinistra dietro, DNA, io ho coinvolto il mio ormai amico da 20 anni, Stefano De Sando, che è il doppiatore ufficiale di Robert De Niro, da quando è morto Amendola, è il doppiatore di Bryan Cranston in Breaking Bad, è il doppiatore di James Gandolfini nei Sopranos, questa voce è proprio caratteristica. Ma io l'ho conosciuto come attore, ed è un attore veramente bravo, dotato di una finezza incredibile, soltanto che è più famoso come doppiatore, quindi lavora a tutto spiano in quel versante, lo si vede raramente in un film o in una serie. Appunto, parlando di cinema, in questo caso, se voi siete prima passati da attori e poi se avete fatto il salto di qualità, cioè salto, passare non solo da attori, ma anche da registi. E il DNA, nonostante l'uscita poco fortunata del 2020, perché c'è stata la pandemia, dei cinema chiusi, però sicuramente è un grande film,
e forse al cinema avrebbe dato ancora più risalto effettivamente al vostro lavoro. Beh, noi siamo molto soddisfatti di come è uscito, anche rammaricati di non, che non sia uscito nelle sale, ma più che altro per respirare l'humus del pubblico che ne assiste, perché noi ce lo siamo visti da casa così. Siamo riusciti, per fortuna, durante qualche premiazione l'estate scorsa, a vederlo all'aperto, sullo schermo grande, con il pubblico, seppur distanziato, seppur con le mascherine, comunque capisci. Cioè, ti rendi conto anche dov'è che ridono, dov'è che apprezzano maggiormente qualche scena. Il passaggio alla regia è stato fondamentale, ma perché, cioè, non a caso, facendo dei paragoni illustri, Woody Allen è il regista di se stesso, Mel Brooks è il regista di se stesso, cioè, perché quando scrivi un racconto, specialmente se umoristico, chi meglio di te sa i tempi, i ritmi che devi impartire e come deve essere, dove ne, devono essere riprese delle scene. Quindi ci siamo cimentati con un ottimo direttore della fotografia, Marco Pieroni. Siamo messi al di là della camera, al di là della macchina da presa. E devo dire appunto che noi siamo divertiti. Abbiamo ricevuto buoni complimenti da alcuni critici. Addirittura c'è un direttore della fotografia, che premio Oscar, insomma, per il nuovo cinema Paradiso, Blasco Giurato, direttore della fotografia, che ci ha proposti e votati come per la regia e per la colonna sonora di DMA, perché appunto l'ha trovata molto innovativa per una commedia italiana, per una commedia umoristica, perché normalmente quando si fanno le commedie umoristiche si tende a fare una regia piatta. Invece noi l'abbiamo curato, l'abbiamo resa fumettistica volutamente, perché doveva essere una storia fumettistica, doveva un po' ricordare certi ambienti dei primi James Bond, doveva ricordare certi ambienti di alcuni film di Kubrick, però c'era anche un po' Almodovar, c'era anche un po' di Abraham Zachary Zachary, Woody Allen, Jerry Lewis, delle Folli Notti del Dottor Jerry, insomma, c'erano tutte delle citazioni che volevamo trasparissero. L'emozione che ti dà, le sensazioni che ti dà sali sul palco del teatro o quando suoni, di fronte hai degli spettatori che sono in attesa, piangono, ridono, cantano, si divertono quale sensazione provi qui soprattutto? È molto bella, è decisamente una sensazione molto bella, perché, ed è quella che appunto purtroppo ci è negata da un anno a questa parte, tranne qualche scampolo appunto dell'estate scorsa, perché innanzitutto è bello, proprio il bello del teatro, specialmente delle tournée teatrali, è calcare palchi diversi, quindi senti proprio l'odore dei legni, delle assi, dei teatri, delle volte dei teatri storici, più bei teatri all'italiana, con le balconate. Stai lì, senti proprio un'atmosfera differente. E ogni volta che arriva il pubblico, che tu sia appunto a Roma, a Milano, a Firenze, a Bologna, o a Carpi, a Lodi, appunto a Spezia, insomma, anche se vai nei piccoli centri o anche nei paesini, San Giovanni in Persiceto, senti proprio un pubblico, cioè lo avverti che il pubblico è differente, e le reazioni che ha differenti, ridono in diversi punti, si commuovono in altri, ogni volta è differente, non riesci a capire, perché poi il pubblico risponde quasi inaspettatamente tutto all'unisono in quella serata. Cioè non è che uno ride da solo per una battuta, ridono tutti insieme, magari ridono per una battuta che il giorno prima non ha fatto ridere in un altro posto. Quindi è un'atmosfera veramente magica, appunto, di quando si parla di quell'atmosfera del teatro. Manca a questo punto il teatro, il palco. Manca tanto per due punti di vista. Uno dal punto di vista di produttore, perché con il mio socio Roberto abbiamo messo sulla società di produzione degli spettacoli miei e di Lillo da ormai 12 anni. E quindi c'è stato proprio una batosta economica non indifferente nell'aver annullato 5 mesi di tournée, avere comunque uno staff di attori e di tecnici che sono le nostre dipendenze,
che stanno appunto che non navigano in buone acque. E poi c'è quella appunto della passione, insomma, di questo fuoco sacro, no? Che dicono che alimenti un artista, cioè, ti manca proprio il fatto di salire su un palco, di esibirti, di vedere, di avere questo scambio empatico col pubblico. Quindi è una cosa. L'unica soddisfazione è che per fortuna non è scemata la vena creativa, per cui ho approfittato dei vari confinamenti così per scrivere. Ho scritto due commedie, un monologo, tantissimi sketch, sia per il teatro che per la televisione che per la radio. Ho scritto un paio di libri, quindi quello lì, quella vena riesco fortunatamente a portarla avanti. Sì, ricordando che il teatro, lo spettacolo, la musica e cultura, ma basando che ci sono persone che ci vivono, cioè tra un artista che guadagna tantissimo ci sono 500.000 persone che ci sopravvivono con il teatro e con la musica, perché non ci sono solo i cantanti, come ci sono i vari tecnici, ci sono appunto tutto quello che c'è dietro uno spettacolo. Sì, ma allora c'è uno staff tecnico che è, non dico illimitato, ma vastissimo, perché appunto partiamo dal direttore delle luci all'elettricista, al fonico, al quello che fa il disegno luci, alla costumista, truccatori, parrucchieri, quelli che realizzano la scenografia, gli scenografi, che invece è la parte quella più artistica, tutta una serie di persone, macchinisti, gli attrezzisti, i trasportatori, quelli che trasportano le scene con i camion, il cosiddetto bilico da una città all'altra. C'è tutto questo staff che appunto sta in cattive acque, ma anche dal punto di vista artistico, perché oltre al cantante o al musicista di nome oltre all'attore di nome, ci sono tantissimi attori che non hanno un nome, molti musicisti che non hanno un nome, che si barcamenano già normalmente. Un attore deve fare i salti mortali per trovare in un anno alcune compagnie a cui affidarsi, con cui andare in giro e per sbarcare il lunario. Oppure adesso, grazie al cielo, che ci sono le serie TV, quindi possono fare quello. E musicisti che io conosco, che appunto che normalmente campano suonando o dando lezioni di musica o facendo delle partecipazioni, che pure questi qui, insomma, non, è ovvio che la vivano malissimo questa epoca. A questo punto un'altra domanda, com'è il tuo rapporto con questo punto la rete? Perché visto che questo periodo ci si sente tramite computer, ma soprattutto vediamo, scusami, eccomi, un supereroe e non solo, un altro spettacolo, cioè anche quello con i personaggi, i vari personaggi strani, particolari, una tartaruga, abbiamo visto nella pagina Facebook. È il bradipo, sì, che è sempre un animale dai movimenti molto lenti. Ma la rete, la vivo abbastanza normalmente, cioè, nel senso, i vari rapporti con i cosiddetti social vivo in maniera tranquilla, cioè la mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram, che non inzeppo mai di cose, mi servono appunto per o comunicare con le persone che conosco o per di volta in volta far vedere stasera suono in quel posto, o stasera c'è questa trasmissione. Poi ho iniziato ad avere una pagina YouTube dove metto dei filmati di cose che realizzo e ovviamente sono anche piuttosto contento di quelle pochissime cose buone che si possono trovare in questo periodo, è che c'è stato un aumento, insomma, delle piattaforme, un aumento anche della tecnologia in questo settore, perché comunque è una cosa, già il fatto comunque di fare interviste o le riunioni col web ti fa risparmiare tanto tempo e sono perfette, perché cioè, non c'è bisogno che tu vada di persona e veda de viso uno all'altro, cioè ci si vede tramite lo schermo e si può tranquillamente portare avanti i propri progetti in questo modo. Quindi anche la possibilità, insomma, di far fruire e veicolare le cose che fai attraverso questo mezzo è importante. Noi
con l'altri sono arrivati, iniziamo nel 92, era un periodo che ricordo che le nostre canzoni arrivavano anche, sono arrivate da Padova, Treviso, le parti del Veneto, nel Trentino, in Lombardia, sono arrivate le audiocassette perché i ragazzi se le passavano tra loro, le duplicavano così. Adesso ovviamente c'è questo mare magnum che è disponibile, è molto più facile veicolare qualcosa. È anche detto che così basta così basta questo bacino che magari poi trovare la cosa giusta o farla passare bene tra tutte le altre può essere complicato, però senz'altro è una vetrina molto importante. Il supereroe che compare questo con Lillo? No, ma quello spettacolo noi l'abbiamo fatto 2 anni fa e teoricamente avremmo dovuto, ci avevano chiesto anche l'anno scorso, poi per ovvi motivi non è stato fatto, è quello di cui i 5 mesi di tournée annullata, era Gagman, gli eroi della risata, dove noi interpretiamo, diciamo, queste leghe di supereroi, siamo 4 improbabili supereroi di una saga che abbiamo proposto, e quindi ognuno ha dei poteri strani. Cioè io sono l'uomo elastico, ma non perché mi allungo, ma perché ho una grande mira con gli elastichetti da tirare. Lillo è bradipo perché lui ha acquistato i poteri di un animale che lo ha morso, però era un bradipo, quindi è la lentezza, quindi è molto, è 100 volte più lento di un essere umano, quindi un potere completamente inutile. Un altro è un supereroe della velocità, tipo Flash, soltanto che a pari velocità ha anche il pari fiatone, quindi lui dopo aver corso torna ed è fuori gioco per 10 minuti, perché quindi sono tutti personaggi di questo tipo. Poi ci stanno anche degli sketch che riguardano Normalman, un altro nostro personaggio che abbiamo realizzato prima per i fumetti e poi per la TV e poi per la radio. Nasce l'unione con Lillo? Ma come conoscenza nel lontano 1986, perché entrambi fumettisti, io lavoravo fisso in una redazione di fumetti che si chiamava Acme, io lavoravo fisso perché al di là dei fumetti miei che pubblicavo, poi ero anche correttore di bozze, impaginatore, supervisore, facevo tutta una serie di lavoretti, traduttore, letterista, così. Lillo invece era un freelancer che veniva e portava i suoi fumetti. Siamo conosciuti, abbiamo trovato delle affinità dal punto di vista dell'umorismo, abbiamo cominciato a frequentarci. Nel 91 crollò la casa editrice, lasciandoci quindi sulla strada, però siccome io già suonavo io ho iniziato a suonare nel 78, io e uno dei capi redattori, che Paolo Biorazzi, suonava la batteria, abbiamo proposto a Lillo, mettiamo su un gruppo di musica comica, e quindi nell'anno successivo siamo usciti con Latte e i suoi derivati e lì insomma è stato il tampone. Quindi diciamo l'unione artistica è del 92. A questo punto, visto che è passato anche nello spettacolo teatrale, hai fatto anche i Blues Brothers, in realtà una parte dei Blues Brothers. Ma sì. Alla fine abbiamo fatto perché pieno di gente che continuamente diceva, ci faceva questa, ci paragonava ai Blues Brothers. Ah, voi siete ispirati ai Blues Brothers. In realtà non ci siamo mai ispirati ai Blues Brothers noi. È che normalmente io con gli occhiali neri specialmente ho sempre avuto una somiglianza con Dan Aykroyd, Lillo accanto a me che è più basso, più in carne, è sempre risultato un po' una sorta di John Belushi. E quindi alla fine abbiamo detto, ma perché non sfruttiamo questa cosa del Blues Brothers, facciamo la nostra versione del Blues Brothers. Abbiamo cercato i diritti teatrali per fare proprio la storia del Blues Brothers, però non, all'epoca non li vendevano, quindi ho detto, vabbè, facciamo una storia come fosse un sequel di quella lì, cioè da quando loro escono dal carcere e ritornano poi a ricostituire la band con un'altra missione per conto di Dio, e abbiamo fatto questa commedia musicale.
Noi ti ringraziamo per l'intervista Grazie e ci fai saluti. a te. Certo. Allora, Noi grazie. Saluto tutto Studio 7 TV. Ah, poi tra l'altro io sarò credo il 20, perché hanno spostata il 20 o il 21 di maggio a San Benedetto del Tronto, dove faccio il narratore di Pierino e il Lupo di Prokofiev con l'orchestra. E poi io, il 31 luglio torno di nuovo nelle Marche come ogni anno, tranne l'anno scorso per ovvi motivi, perché io sono 20 anni e più che vado a Senigallia al Summer Jamboree, quindi il 31 luglio sono lì al Summer Jamboree. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno e Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. E Sì, no, comunque così siamo deviso. Comunque, viva Dino Crocetti! noi ringraziamo te, noi ringraziamo l'addetto stampa, Benedetta Castiglioni. Elisabetta Castiglione, la ringraziamo tantissimo, grazie a te e tutto lo staff che perché dietro a te c'è tanto lavoro, se fosse solo Greg, ma in realtà siete tante persone. Poi mi ho visto un gattino passare, un gatto nero. Sì, il mio gatto Willy. Ho due gatti, un maschio e una femmina, lui nero e lei bianca, Peggy. Abbiamo visto passare il gatto, allora è passato indifferente, ha alzato lo sguardo un attimo, poi è fuggito via. Forse No, è da prima che cerca di salirmi in braccio, e io